Lea. Edillegno, azienda ragusana di esperienza trentennale con personale altamente qualificato e macchinari all'avanguardia. Specializzata nella costruzione di case in legno, fisse e mobili, tetti, pergole, gazebo, scale e pavimenti. Edillegno Ragusa. Eccoci, bentrovati, l'informazione di Teriblea sul canale 13 e sul canale 110. Vi teniamo anche informati attraverso il nostro giornale Rete Iblea, ma anche con le pagine video che quando non ci sono i telegiornali scorrono e lì ci sono delle informazioni generali come i numeri ed altri consigli che vengono dati. Allora, e non lo so, continuiamo chiaramente ad aprire con questa vicenda e vi do l'aggiornamento di questa mattina alle ore 12. Praticamente in Sicilia ci sono 408 casi positivi registrati dall'inizio, ma attualmente ne risultano 379 perché 25 sono già guariti e 4 i deceduti. Questa è la divisione degli attuali positivi nelle province: Agrigento 29, Caltanissetta 17, Catania 156, Enna 22, Messina 35, Palermo 48, Ragusa 6, Siracusa 39 e Trapani 37. Allora, Ragusa, noi ci occupiamo della nostra provincia, Ragusa per l'assessorato sono 6. Ci risulta che c'è qualcosa in più, in pratica c'è anche questo piccolo problema, c'è qualche numero in più per quanto riguarda Comiso, e infatti a Comiso dobbiamo dire che sono state prese delle misure eccezionali, proprio perché per esempio sono stati chiusi i mercatini, ma anche i distributori automatici H24, e poi ci sono anche delle altre prescrizioni che vi invito comunque a vedere per chi sta a Comiso, perché naturalmente il sindaco di Comiso ha deciso di prendere delle misure urgenti che vengono anche richieste da molte forze politiche. Voi sapete che c'è stato quel problema a Comiso dei primi due, anzi il terzo e il quarto, diciamo, che aveva contagiato, e poi qualche altro. Ora, queste cose sono molto importanti. Spero che la gente capisca. Ora abbiamo un'intervista con il sindaco e anche un'intervista con la nostra Stefania Garrone, che in questo momento è a Londra per vedere come vivono la situazione in altri paesi. Però la cosa importante è che noi dobbiamo sconfiggere il virus con un solo modo, è quello di rallentarlo aspettando che si trovi un vaccino e che quindi intanto rallentandolo si possa dare spazio alla sanità di poter intervenire. Quindi non è una stupidaggine, guardate, non è uno scherzo. Io capisco che ognuno dice ma a casa impazzisco, ma non è così, dobbiamo tentare di stare il più possibile a casa senza fare gli stupidi, scappare via perché facciamo la corsa, portiamo il cane finto
fuori e cose del genere. Perché effettivamente in questo momento l'unica cosa che si può fare è stare a casa. Vi assicuro che io sto facendo così, escluso questa ora che vengo qui al telegiornale, per informarvi, me come i tecnici, stiamo facendo esattamente così, stiamo a casa. Perché siamo, diciamo, qui? Perché dobbiamo avere notizie, darvi notizie, e soprattutto la cosa importante che abbiamo già segnalato è che la gente deve credere in questa storia, ci deve credere, cioè deve capire che si tratta effettivamente di una cosa che deve fare, perché guardate, le strade sono le 19, queste sono le strade di Ragusa, nella zona alta, e qui c'è meno gente, ma se andiamo avanti, ecco, vedete, questa è via Lapina, vedete che per esempio i supermercati sono pieni, è giusto che sia così, la gente si deve andare ad approvvigionare, ma almeno mantenete le distanze di sicurezza. Va bene, io dico che è il momento di sentire il sindaco di Ragusa, perché ne abbiamo parlato del sindaco nei giorni scorsi con le interviste, avete sentito ieri anche il consigliere Tringali che accusava l'amministrazione di fare piuttosto che l'attenzione per la situazione, invece pensare ad aumentare stipendi eccetera eccetera. E questo è proprio l'argomento di questa lunga intervista che naturalmente inizia sulla situazione coronavirus e chiude sulla situazione coronavirus. Allora il sindaco al telefono con la videochiamata con Teleblea, vediamo. È collegato con noi il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che salutiamo, grazie sindaco. Grazie a te direttore, buonasera. Allora sindaco, iniziamo affrontando alcuni degli argomenti che anche la gente vuole conoscere. Intanto le disposizioni di sicurezza, no? Perché molti dicono che alla fine sembra una vacanza, che ne pensate voi? E purtroppo è quello che molti pensano, soprattutto i più giovani, ancora forse manca la piena percezione della pericolosità del momento, dei rischi che stiamo correndo tutti quanti, perché in effetti molto spesso questo virus si manifesta in maniera subdola, cioè in realtà non si manifesta affatto, però anche soggetti che non hanno evidenza di problemi sanitari però sono potenzialmente contaminatori, e questo è un gravissimo problema soprattutto per le persone più anziane con cui vengono in contatto, con persone magari che hanno già delle altre patologie, perché sappiamo che poi la percentuale di letalità colpisce soprattutto persone con altre patologie, ma non solo purtroppo, e quindi succede che la gente è convinta di star bene, è convinta alle volte che queste misure restrittive siano addirittura esagerate, e però questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento, direi, possiamo definirlo quasi criminale, perché la mancanza di consapevolezza in una situazione del genere, di poter quindi contribuire alla divulgazione di un male che può avere effetti così devastanti come stiamo vedendo in alcune zone del nord Italia, vuol dire questo avere un comportamento irresponsabile. Dobbiamo tutti quanti fare in modo di convincere anche i più riottosi a dei comportamenti diversi da quelli attuali. Sindaco, ma si può intervenire un po' con i controlli? Una signora stamattina mi diceva che per esempio la rotatoria di San Luigi sembrava una giornata comune, tante macchine che passano e non quelli che vanno a lavorare, come se fosse una giornata qualunque. Noi abbiamo previsto dei controlli? Allora io posso affermare con certezza che non c'è dubbio che ci sono dei controlli, ma non solo controlli della Polizia Municipale, che in questo momento sta operando a pieno regime ovviamente, insieme alla Protezione Civile, ma anche controlli chiaramente della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza. È chiaro che il territorio è molto vasto e quindi non possiamo coprire, non si può coprire l'intera rete stradale e viaria, questo ovviamente è impossibile.
Senti, sindaco, intanto vediamo le immagini di Ragusa alle 19. C'è, insomma, diciamo, c'è tranquillità, ma non come dovrebbe essere secondo noi. Ma voi accettate tutte le direttive del Presidente della Regione oppure sembra troppo? Come no, le accettiamo di buon grado, assolutamente. Ieri sera c'è stata la nuova ordinanza che ha determinato delle ulteriori limitazioni, ulteriori restrizioni che erano assolutamente attese. Siamo concordi pienamente con il fatto che adesso è previsto in maniera chiara che non è possibile uscire di casa magari utilizzando quelle stesse norme che stabilivano delle prescrizioni come pretesto proprio per uscire di casa, perché quando la norma dice si può andare a fare la spesa, allora la gente magari si sente in diritto di andare a fare la spesa 2 o 3 volte al giorno. La norma e l'ordinanza di ieri chiarisce che si può uscire una sola volta al giorno e un solo soggetto per nucleo familiare. È chiaro che questa è una disposizione restrittiva che è difficilmente controllabile, perché non è che è possibile fare i controlli, però intanto dei controlli saranno fatti alla stessa maniera, perché ci sono i sistemi per capire se una persona magari non rispetta queste regole. Ma quello che naturalmente bisogna fare è sempre appello alla coscienza e alla responsabilità delle persone. Ci sono delle regole e non sono regole a caso, sono regole precise che hanno una motivazione e una finalità precisa. Soltanto impedendo il contatto anche accidentale tra le persone si può rallentare il contagio. Se non si capisce questo dato di fatto elementare, vuol dire che non abbiamo capito niente. Io so che la gran parte dei ragusani hanno capito queste cose, e anzi io ne approfitto per fare complimenti, per dire che e ringraziare tutti coloro che si stanno adeguando coscienziosamente alle regole. Poi vedete, bastano una piccola percentuale di soggetti che non si adeguano, che per poter potenzialmente creare una sorta di rappresentare un volano per la divulgazione del virus. Ormai sappiamo che è così, quindi dobbiamo necessariamente invitare, e se non è possibile aspetta sindaco, spostare queste regole ad adeguarsi. Ecco, per un attimo si è staccato. Devo dire che oggi alle 18:30 i supermercati erano pienissimi, si vede anche nel filmato. Io capisco che bisogna andare a mangiare, ma forse è proprio davvero la scusa, come dicevi tu, va? Purtroppo è una scusa. Vedi, però nei supermercati io posso dire che certo c'è questa numero elevato di persone, però almeno l'esperienza mia personale è che comunque queste persone, almeno all'esterno del supermercato, prima di entrare, perché ormai l'ingresso come sappiamo è contingentato, mantengono le distanze di sicurezza. Ci hanno detto che mantenere quella distanza di 1 o 2 metri uno dall'altro è, diciamo, un altro modo per evitare il contagio e il contatto. Quindi le persone comunque davanti ai supermercati mi sembrano comunque che si muovono in maniera ordinata. Poi quello che succede all'interno o quello che succede in altre circostanze purtroppo non è gestibile. Certo. Ora, noi abbiamo avuto da questa ordinanza di ieri un potere in più, noi sindaci, che non avevamo finora. Noi possiamo anche anticipare l'orario di chiusura di alcuni locali commerciali, ad eccezione però degli alimentari, ad eccezione delle farmacie e delle edicole. E in ogni caso la domenica tutti gli esercizi rimarranno chiusi, sempre ad eccezione delle farmacie. Va bene, sindaco, cambiamo argomento perché la gente è già ossessionata da questa vicenda e si arriva anche al panico, come il problema dei carri armati. Girava una foto su internet dei carri armati in Piazza Libertà. Non l'abbiamo chiamato l'esercito, vero? No, la foto non è vera, però l'esercito è stato coinvolto, perché nei nuovi provvedimenti è previsto proprio anche l'ausilio dei uomini appunto dell'esercito, che saranno dislocati alcuni. Un attimo, sono mancato. Mi senti? Sì. Sì. Non saranno per tutta la città, chiaramente, magari nelle zone d'ingresso, nelle zone vicino ai porti, agli aeroporti, le stazioni. Va bene. Sindaco, dicevo, cambiamo argomento, parliamo un attimo di politica perché la vita continua. Allora, le opposizioni ti criticano perché dicono che tu devi pensare solo a questa situazione. Io dico che bisogna anche prepararti al dopo, che è difficile.
e sei un po' rammaricato da queste critiche, così? Sì, francamente non mi aspettavo queste critiche, perché ovviamente ci sta nella dinamica politica, la critica fa parte appunto del gioco delle parti, mi rendo conto, però in momenti come questi mi aspetto più delle iniziative di stimolo, propositive, non la critica. Non mi si può, a mio avviso, criticare per il fatto che ho insistito per la celebrazione di un consiglio comunale. Io mi limito a fare notare che lo stesso presidente della Camera, che quindi il Parlamento nazionale, tra l'altro rappresentante del Movimento 5 Stelle, come sappiamo, Fico, ha detto delle cose molto chiare: l'attività del Parlamento non si ferma, ma non è che stiamo parlando di attività del Parlamento per questioni essenziali, perché in questo momento tutti i provvedimenti emergenziali vengono assunti dal governo attraverso una decretazione. Stiamo parlando dell'attività parlamentare anche ordinaria, non si ferma. E allora il nostro piccolo Parlamento che abbiamo a Ragusa, che è il Consiglio Comunale, secondo me non deve fermarsi, non ha senso, diciamo, chi fa politica in questo momento ha un valore anche simbolico importante. È chiaro che mi rendo conto che l'esempio che noi dobbiamo dare è quello di rimanere a casa, ma l'esempio altrettanto valido, importante, è quello che politico, l'attività politica deve andare avanti e non si ferma. Ho trovato la polemica su questo francamente esagerata, così come mi è dispiaciuto leggere da parte di alcuni consiglieri un accostamento del fatto che è stato previsto un leggero ritocco del compenso del segretario generale dovuto ad un motivo molto preciso, cioè il fatto che il segretario su mia richiesta ha rinunciato a svolgere un'attività parallela presso un altro ente, presso la provincia, quindi aumenterà la sua attività lavorativa presso il comune, quindi c'è stato un ritocco di un paio di centinaia di euro al mese, una cosa amministrativamente del tutto normale. È stato colto questa occasione per fare una polemica e mi è stato rinfacciato il fatto che invece di pensare alle mascherine e ai respiratori di chi soffre, ho pensato all'aumento cioè, francamente non mi aspetto questo tipo di interventi, qualcosa di più costruttivo, ecco. Beh, magari si può anche comprendere, dice, siamo in emergenza, pigliamo un altro dirigente, aumentiamo lo stipendio, e sono critiche che vengono fuori quasi quasi automaticamente. Scusa, direttore, non è che mancano i soldi per fare il resto, cioè questo non c'entra niente, non si possono accostare le cose, non c'entra niente, non è che una cosa si fa a discapito dell'altra, è chiaro che sono cose staccate, separate. Abbiamo avviato una procedura, ma è da tempo l'abbiamo avviato, per la nomina di un dirigente amministrativo, ma questo è in funzione del fatto, proprio come dicevi tu all'inizio, io apprezzo molto questa opinione che ieri ho anche ascoltato, cioè dobbiamo noi ora cominciare a pensare a quello che succederà quando usciremo dalla crisi. Allora, per cominciare a pensare ora a quello che dovremo fare dopo la crisi, avere un organico al completo è importante, ma ci devo pensare ora per avere l'organico al completo. Io fra pochi mesi al comune avremo un altro dirigente che andrà in pensione, io non posso rimanere senza le figure apicali, perché questo significa compromettere l'attività amministrativa. E poi ho anche sentito delle voci francamente sorprendenti sul fatto che ci fosse già una individuazione del nome di chi dovrebbe entrare nella compagine dell'amministrazione. Io francamente sono rimasto più che sorpreso, anche amareggiato, perché ormai ci conosciamo. Io penso che anche i consiglieri che fanno queste polemiche ormai dopo quasi 2 anni hanno la percezione di come la penso io anche sotto questi aspetti. Francamente sentire queste cose, oltre ad essere totalmente infondato, ma mi amareggia, ecco, questo posso dire. Devo dire, sindaco, che anche nel passato hanno detto questo e i nomi li avevano indovinati, non è che erano fuori dalla testa completamente. Non mi sembra che siano stati indovinati. Non mi sembra, quando in Consiglio Comunale c'era qualcuno che aveva un fogliettino, consigliere di opposizione, dove c'erano scritti dei nomi di dirigenti, questo fogliettino è stato smentito dai fatti. Ho scelto altri dirigenti, sono stati scelti altri dirigenti, quindi francamente non credo che sia così, ecco. Vabbè, a noi risulta uno sicuramente, ma lasciamo stare, andiamo avanti sindaco. Hai detto una cosa giustissima, secondo me, il fatto che finirà tranquillamente, o meglio, speriamo presto, ma finirà. Cosa sta mettendo in pentola il comune di Ragusa? Qualcuno ha fatto riferimento alla tassa di soggiorno, alle royalties.
noi non siamo proprio morti di fame. No, no, non siamo morti di fame, c'è una struttura organizzativa che sta lavorando anche, posso dire, a pieno regime, anche da casa, perché abbiamo scoperto tra l'altro che col telelavoro si può lavorare anche da casa. Noi oggi, per esempio, abbiamo celebrato la prima riunione di giunta attraverso teleconferenza, quindi ognuno di noi si trovava in un posto diverso e abbiamo potuto comunque riunirci e discutere dei vari problemi. Ci sono veramente tante questioni aperte, ci sono contributi da non perdere, da recuperare, ci sono progetti e cantieri da aprire. Se ci vogliamo soffermare su questo aspetto, abbiamo veramente tante iniziative edilizie, proprio di lavori pubblici da iniziare. Proprio ieri la notizia che posso dare con soddisfazione è che è stato emesso un decreto di finanziamento di un'attività, di un'iniziativa di recupero dei locali che si trovano adiacenti, diciamo, al viale di accesso al castello di Donna Fugata. Tutti noi sappiamo che questi locali hanno addirittura i tetti sfondati. Ebbene, abbiamo ottenuto un finanziamento di 506.000 euro per recuperare quell'immobile lì. C'è un decreto della regione, noi è scritto che in 24 mesi dobbiamo inaugurare questo locale, quindi porteremo subito a gara i lavori. Ma questa è una delle iniziative. Abbiamo dei lavori che intendiamo fare dentro il castello di Donna Fugata, perché vogliamo esternalizzare alcuni servizi che in questo momento sono svolti dal personale interno. Iniziative sotto ogni profilo. Abbiamo una legge su Ibla che è stata rifinanziata. Sappiamo che già abbiamo la possibilità di spendere questo milione di euro relativamente all'anno 2018, quindi stiamo portando avanti tutta la progettazione relativa, dal parcheggio di Largo San Paolo alla illuminazione nel centro storico. Vogliamo restaurare l'organo di Ibla, cioè sono finanziamenti che abbiamo ottenuto e finalizzati a questo scopo. Vogliamo andare avanti con le progettazioni per avviare poi i lavori e infine inaugurare finalmente queste strutture, queste infrastrutture. Sindaco, ti ricordo anche il teatro. L'assessore Giuffrida ha detto... Allora, noi abbiamo riformulato il valore del progetto, abbiamo chiesto una revisione del costo complessivo dell'opera. L'opera costa un po' meno di 6 milioni di euro. Io vi posso garantire che noi stiamo cercando di tutto per recuperare i finanziamenti per realizzare quest'opera. Purtroppo una parte di questi finanziamenti sono stati persi per inerzia delle amministrazioni, e quindi adesso recuperare questa somma non sarà semplice. Abbiamo delle idee, stiamo parlando, abbiamo delle interlocuzioni a Palermo con dirigenti di alcuni dipartimenti regionali che possono effettivamente darci un contributo in questo senso. Ci stiamo provando, ma non solo del teatro. Per esempio il lungomare Andrea Doria, c'è un progetto di riqualificazione del lungomare molto 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 bello che per il quale stiamo aspettando delle notizie, ecco, da Palermo, per avere un finanziamento. Perfetto. Va bene, sindaco, andiamo a chiudere l'ultima cosa, ritorniamo al problema iniziale. Il sindaco è il responsabile della, diciamo, salute in città, no? della sicurezza. Ecco, sei di nuovo in onda. C'è un po', aumentano, ma chiaramente siamo ancora con numeri molto bassi. Hai rapporti con il responsabile dell'ASP? Cosa dice? Certo, siamo in contatto giornaliero. Allora, noi dobbiamo registrare questo fatto. Ancora nella nostra provincia il fenomeno, diciamo, è contenuto, perché i dati ufficiali che abbiamo sono 6 ricoveri, tutti presso l'ospedale di Modica, e i contagiati non aumentano, al momento non stanno aumentando. È chiaro che noi ci aspettiamo che qualcosa succeda anche da noi. Non possiamo immaginare di essere stati così bravi da escludere che il contagio si propaghi anche da noi. Quindi probabilmente nei prossimi giorni avremo dei contagi, aumenterà il numero delle persone che risulteranno positive. È chiaro che noi faremo di tutto perché questo non avvenga, per rallentare questo fenomeno. Sappiamo che nella vicina Catania ci sono delle situazioni già di emergenza, gli ospedali sono pieni e quindi, insomma, nei paesi circostanti il virus è arrivato in maniera più violenta che da noi. Dobbiamo veramente resistere e evitare ad ogni costo contatti
perché l'unico modo è questo, insomma. Nei prossimi giorni si prevede il picco, vediamo quello che succederà. Speriamo di no. Grazie al sindaco di Ragusa, che come vediamo è al lavoro, eh? Sta lavorando il sindaco. Sono al municipio, io sì, sono al municipio. Grazie. Credo che ci sia da mantenere anche questa un'etica del lavoro che non si, dal quale non si può prescindere assolutamente, soprattutto in questo momento. Grazie sindaco. Grazie, grazie a voi, grazie. Grazie. Questa è Teleiblea. Più servizi, più assistenza e più vantaggi per le imprese ragusane. Confcommercio Ragusa è la più grande associazione di rappresentanza imprenditoriale della provincia di Ragusa, con oltre 4.500 iscritti e 39 sigle sindacali. Confcommercio Ragusa è federazione di categoria. Rappresenta le categorie del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle piccole e medie imprese. Rappresentanza sindacale. Provvede alla gestione e allo sviluppo delle relazioni sindacali, definendo i contratti collettivi di lavoro a tutela degli interessi delle imprese associate. Formazione. Cura i corsi di formazione aziendali per la crescita e lo sviluppo di nuove professionalità e del personale. Assistenza legale e tributaria. Svolge attività di assistenza e consulenza legale relative alla gestione delle imprese. Sempre in cima ai nostri pensieri. Avete sentito dunque il sindaco di Ragusa Cassì. Mentre scorrono le immagini, che sono immagini registrate, ripeto, questo pomeriggio, venerdì pomeriggio, intorno alle 19, come vedete, i supermercati, ci sono tante macchine, c'era tanta gente in fila, ma è giusto che sia così, perché la gente deve approvvigionarsi e speriamo che ci sia sempre l'approvvigionamento, anche se poi a un certo punto cioè in una situazione difficile è importante che ci sia sempre l'approvvigionamento. Allora, commentiamo quello che dice il sindaco. Intanto sui controlli, una signora stamattina appunto mi ha chiamato e dice: ma sai, qua a San Luigi gira come se fosse una giornata normale. Può essere che San Luigi è un momento in cui è una strada che esce fuori da Ragusa, magari gente che va a lavorare e compagnia bella, però insisto nel dire, se ci fosse qualcuno che fa controlli e fa capire che non si può scherzare, si dove ha detto l'esercito non sarebbe neanche una cattiva idea, l'esercito che fa controlli, non i carri armati in piazza naturalmente, e questo sarebbe una cosa buona. Poi c'è anche da dire che abbiamo dei reparti particolari, come per esempio Modica per le malattie infettive, e c'è un intervento dell'onorevole Ragusa, mi inserisco e poi tornerò a commentare il sindaco, un intervento dell'onorevole Ragusa che chiede di utilizzare dei fondi per l'ospedale Busacca di Scicli, che potrebbe essere attrezzato proprio per l'emergenza. Quindi in questo caso con quei soldi si potrebbe fare, con tutte le misure del caso, un posto per accogliere coloro che avrebbero questo problema. Perché abbiamo delle strutture che non sono ospedali a tutti gli effetti, ma sono attrezzati come ospedali e mettendo su qualche cosa si potrebbe utilizzare. Torniamo al sindaco di Ragusa. La politica, e noi l'abbiamo detto, non c'è dubbio, chi fa il sindaco sa che deve essere criticato. Non si aspettano, dicono loro, dice il sindaco, una critica così su delle cose sciocche, come per esempio l'aumento del 20% del segretario generale o l'altra assunzione. Devo dire che su certe cose può avere ragione, anche se devo dire che il momento si poteva superare, poteva essere fra un mese e dargli lo stipendio fra un mese, non credo che moriva di fame. E su questa storia della scelta, nel passato, per altri incarichi, come per esempio l'ufficio contratti, tutti sapevano, non voglio offendere nessuno,
ma sapevano come sarebbe andata, perché se tu chiedi deve avere 5 anni che fa contratti, è chiaro che poi sono solo quelli. Succedono queste cose, che il sindaco dice di no, ma purtroppo succedono. Sulla politica quindi lui la pensa in un modo e gli avversari fanno il loro lavoro e la pensano in un'altra. Positiva questa storia del Castello di Donna Fugata, avete capito cosa si farà? Si aggiusterà, guardando il castello, quelle case che ci sono a sinistra, forse anche un po' a destra, proprio nella parte dell'emisfero, naturalmente parliamo della parte esterna, all'entrata, ecco, quelle case che sono con il tetto sfondato da almeno 20 anni, da quando si bruciò il famoso ristorante Le Tre Fontane. E la cosa brutta è che quando uno si affaccia dalla balconata, dalla terrazza, vede lì tutto sfondato. Si ci poteva pensare prima, tutte le amministrazioni precedenti. Qua ci sono circa 600.000 euro che dovrebbero, ecco, queste a sinistra, guardando il castello, ma anche quelle a destra, la parte finale, ma a sinistra sono proprio sfondate, e quindi là è giusto che si intervenga. Il castello potrà essere un volano, perché oggi quello che un po' tutti dicono è che c'è il rischio di morire di fame, perché manca la liquidità. Devo dire che la Banca Agricola Popolare, e questa è una notizia positiva che arriva dalla Banca Agricola Popolare, io ce l'ho qua, eccola qui, la Banca Agricola Popolare ha attuato alcuni interventi per aiutare le persone in questo momento. Per esempio, sospensione per un massimo di 18 mesi dei mutui concessi per l'acquisto della prima casa. L'intervento è garantito dal Fondo di Solidarietà. Poi è stato deliberato per le imprese la sospensione integrale, cioè la quota capitale di interesse, delle rate di finanziamento fino al 30 di settembre, e la scadenza dei fidi al termine al 30 settembre. Insomma, sono iniziative a sostegno. Andate su Rete Iblea, potete leggere l'intero comunicato e potete anche capire qual è la questione che la Banca Agricola mette in campo. Perché, a detta di tutti, oggi manca il contante, cioè non girano i soldi, perché i negozi sono chiusi, tutte le attività sono chiuse, chi li deve fare girare questi soldi? Ed ecco dov'è il grande problema. Quindi bisognerà immettere soldi. Una volta si stampavano, qui se li stampiamo rischiamo di fare crescere l'inflazione, ma se non si mettono soldi attraverso le banche, attraverso dei prestiti, attraverso qualcosa, l'economia scoppierà, o meglio, morirà. E questo è il grande problema, che noi giustamente, attenzione, la salute è salute, cerchiamo di ridurre il male, che è il male maggiore, ma il male minore ci metterà in grandissima difficoltà. Quindi se non si interviene, ho detto anche al sindaco, se non si trova la possibilità di aiutare coloro che ne hanno bisogno per qualche mese, vi dico che sarà una cosa veramente triste. Quindi a parte, diciamo, la questione sanitaria. E andiamo avanti, perché l'economia è quella che soffre molto, ma soffrono anche le scuole. Io avevo chiesto alla nostra Teresa Guarnuccio di informarsi un po' sulla vicenda della scuola. Funziona questo collegamento con i professori, con il computer, perché poi c'è anche una segnalazione che non tutti i ragazzi hanno a casa un computer adeguato, magari hanno tutti un telefonino, e allora è anche lì un po' difficile essere collegati col telefonino. Queste sono delle realtà difficili, soprattutto per esempio in alcuni paesi della Sicilia dove non c'è neanche la rete, o dove la rete non è al massimo. Quindi sono problemi che dovremo affrontare in un secondo momento. Sentiamo cosa ci dice Teresa Guarnuccio, che ha fatto una piccola ricerca e ci spiega la situazione. Ieri avevamo a
accennato alla didattica a distanza durante il mio servizio qui da casa per la nostra televisione, per Teleiblea. Ma ho voluto fare un approfondimento proprio su come si sta muovendo il mondo della scuola in questo momento di emergenza coronavirus. E ho raggiunto telefonicamente un professore della scuola secondaria di primo grado che già avvezzo e quindi esperto del digitale, quindi delle tecnologie informatiche che ci aiutano a mantenerci sempre in contatto anche, ecco, virgolettiamo, a distanza, perché ripeto sempre questo termine, come si sta muovendo la scuola. E noi, ecco, abbiamo voluto sentire questo professore per saperne di più, per vedere come si svolgono le lezioni da casa con una classe virtuale, quindi ognuno a casa propria, però in continuità didattica. Quindi c'è stato questo stop dal 4 marzo, dalla sera del 4 marzo, con il decreto del Presidente del Consiglio, con la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi anche delle università e di tutte le altre associazioni. E quindi noi abbiamo voluto saperne di più proprio per capire come tutte le attività sono state chiuse, ma per capire come la scuola, che è il pilastro fondamentale uno fra i pilastri fondamentali della società, come la scuola stia andando avanti. Andiamo qualche anno indietro. Grazie al Piano Nazionale della Scuola Digitale, entrato in vigore con la legge 107 del 2015, la legge sulla buona scuola, governo Renzi, se vi ricordate, e grazie anche all'aiuto di un animatore digitale, di una figura presente all'interno di questo Piano Nazionale per la Scuola Digitale, è partita proprio in questi giorni, anzi immediatamente dopo, dal 5 marzo in poi è partita l'emergenza con la scuola chiusa, ma con la didattica a distanza. Allora, il professore mi ha spiegato che praticamente ci si collega, ci sono diverse piattaforme alle quali potersi collegare, dedicate ai docenti, alle quali si collegano pure i ragazzi. Argo Scuola Next, Google Suite e quindi la Classroom, che è appunto la classe virtuale. Sono tutti strumenti indispensabili per attivare la didattica a distanza. Le lezioni iniziano intorno alle 9 del mattino, quindi non alle 8 e mezza, non così presto, perché comunque si è in emergenza. I ragazzi si collegano, il professore spiega, noi ci siamo fatti mandare anche qualche piccolo filmato dal professore, mentre proprio sta portando avanti il suo programma di didattica, in questo caso mi pare sia matematica. Quindi i ragazzi si collegano e seguono attentamente le lezioni, poi ci sono anche dei momenti di pausa, seguendo le cadenze quotidiane degli orari scolastici, quindi del calendario scolastico già previsto all'inizio dell'anno. Ovviamente non si danno molti compiti per casa, mi diceva il professore, perché già si è in pressione psicologica causata appunto dall'emergenza coronavirus, perché dobbiamo stare, lo sapete bene, tutti a casa per evitare il contagio e per diciamo cercare di marginare quello che è quanto più possibile il contagio, quindi uscire soltanto per i farmaci, per l'estrema urgenza, oppure, ecco, per fare la spesa, di cui non possiamo fare a meno. Le criticità quali sono? Le criticità sono quelle che molti ragazzi non posseggono strumenti diciamo attivi per poter fare
didattica a distanza, cioè nel senso per poter ricevere la didattica a distanza. Molti non hanno un cellulare di ultima generazione, alcuni non hanno il PC, molti utilizzano ancora il cellulare della madre, quindi non è spalmato per tutti, quindi questa è una delle criticità, quindi un'ombra che c'è sulla didattica a distanza. E poi molti professori ancora, magari vecchio stampo, ecco, diciamo così, non si sono adeguati o non sono stati messi, ecco, in condizioni di potersi aggiornare proprio per la didattica a distanza, quindi con gli strumenti digitali a disposizione. Quindi molti docenti dovrebbero comunque potenziare proprio in questi mesi, e quindi attuare in modo più approfondito la didattica digitale, perché per dare questo servizio a tutti, per non eliminare, o comunque non si dice eliminare, ma comunque voglio dire per evitare il blocco della didattica, che è una cosa importantissima. Ovviamente apprezziamo molto lo sforzo che stanno facendo i docenti tutti, in particolare, ecco, quelli che si collegano tutti i giorni per dare questo servizio alle famiglie, agli alunni, e noi li ringraziamo moltissimo per quello che fanno per i nostri figli e per quello che fanno per la comunità. Questo è tutto, a presto. Questa è Teleiblea. Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore. L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it. Edil Legno, azienda ragusana di esperienza trentennale con personale altamente qualificato e macchinari all'avanguardia. Specializzata nella costruzione di case in legno, fisse e mobili, tetti, pergole, gazebo, scale e pavimenti. Edil Legno Ragusa. E questa è la questione scuola. Come vi dicevo, c'è un comunicato da parte dei sindacati della scuola che fa riferimento a una dispersione scolastica in aumento, perché c'è il rischio che i ragazzi possano sbandare con tutto questo periodo di ferie obbligate e possano sbandare. Io spero di no, i ragazzi dovrebbero fare come fanno gli atleti, magari mettersi sul balcone e correre sul tapirulan o fare degli esercizi e quindi restare a casa e studiare, perché uscire non possono, ma come vi ho detto non è una situazione che si può lasciare andare, perché c'è il rischio proprio di stancarsi e di non volere più tornare a scuola. Poi a questo punto ci sono tutti gli interventi, li avete sentiti, possiamo andare a fare una intervista che abbiamo. Ah, questa è una cosa importante. Giovanni Vindigni, perché ci sono delle cose che arrivano da Vittoria. Giovanni Vindigni, che voi conoscete come direttore dell'ufficio del lavoro di Ragusa, è stato nominato dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro. E siccome di Giovanni Vindigni ho una grande stima, perché
una persona che so che conosce il suo lavoro, quindi il fatto di poter di sapere che a Palermo c'è un ragusano che conosce perfettamente il suo lavoro è una cosa che ci fa molto piacere. Quindi auguri a Giovanni Mindini, e questi auguri li fa anche il presidente provinciale di Confcommercio Gianluca Manenti, che sottolinea come non mancherà di darci una mano nelle regole, diciamo, nelle cose normali. Allora, vi stavo dicendo che ci sono ragusani che sono fuori. Ogni giorno mi chiama qualcuno e dice: come faccio? Ho il figlio a Dublino, ho il figlio fuori. C'è gente che è proprio fuori all'estero, all'estero, però all'estero quello vero, che per ora essere in Europa è un po' come stare a casa, no? Perché Schengen funziona, quindi non ci sono frontiere. Però ci sono quelli che stanno a Singapore, che vogliono tornare, eccetera, eccetera. La nostra Stefania Carrone è a Londra, quindi abbiamo colto l'occasione per contattarla via telefono. Vediamo. Questa è Teleiblea. Abbiamo dunque in collegamento da Londra, ora ci spiegherà esattamente da quale parte di Londra, la nostra Stefania Carrone, che da un po' di tempo sta lì e quindi sta vivendo una situazione un po' particolare. Stefania, ci senti, sì? Sì, vi sento benissimo, un saluto a tutti. Grazie. Allora Stefania, intanto dici dove sei esattamente. Sono a Cambridge. A Cambridge? Vicino Cambridge in realtà. Perché sto in una provincia, se vuoi, vicino a Cambridge, quindi vivo le due realtà, la realtà di Cambridge, che è una realtà più vicina, se vuoi, a Londra, quindi una città universitaria, una città dove c'è tanta gente che viene dall'estero, una città che ha una mentalità diversa, e poi la provincia, che è come tutte le province, che quindi ha una mentalità assolutamente più ristretta, se vuoi. Il 70% della gente ha votato Brexit, sia per il referendum, e adesso l'ha confermato, confermando il Partito Conservatore, e quindi una realtà molto diversa. Ecco, ma come la sta prendendo la gente questa cosa? La gente sta come stavate in Italia, perché io non c'ero, prima di tutte queste misure restrittive. Quindi la gente fino a poco tempo fa, siccome gli è stato detto dal governo che bastava lavarsi le mani cantando Happy Birthday, e quindi almeno per 20 minuti, lo stesso primo ministro ha fatto vedere in uno spot come si lavavano le mani, tutto questo era la soluzione al problema, lavarsi le mani sarebbe andato tutto bene, quindi la gente ha condotto una vita assolutamente normale, senza capire quello che poteva essere l'esperienza dei paesi vicini, no? Visto che comunque, a parte la Cina, che può sembrare lontana, l'Italia, la Spagna, la Francia stanno vivendo il problema adesso in maniera molto seria. Poi quando il primo ministro la scorsa settimana ha fatto l'annuncio che bisognava distanziarsi, evitare incontri sociali, evitare di andare al pub, al ristorante, eccetera, eccetera, la gente ha iniziato un po' a scomparire per strada. Naturalmente questo ha creato un problema, perché il primo ministro ha detto che bisogna distanziarsi, che bisogna non frequentare luoghi pubblici, però non ha fatto un'ordinanza, un decreto né una legge. Quindi tutto il mondo della ristorazione, dell'accoglienza, dell'ospitalità si è ritrovato a vivere una situazione drammatica, perché la gente è scomparsa, loro continuano a pagare affitti, continuano a pagare stipendi al personale, le tasse, che adesso fra l'altro il mese di aprile è il mese in cui si conclude l'anno, no? Mentre per noi, in base a varie tipologie di reddito e di rapporto, diciamo, col datore di lavoro, abbiamo diverse scadenze, ma quasi tutte stanno a partire da giugno. In Inghilterra l'anno di tutti i bilanci si chiude ad aprile e inizia il nuovo anno, quindi aprile è un momento veramente bruttissimo. Quindi questo ha creato un problema, una grande pressione sul governo, una grande pressione perché per fortuna l'Inghilterra può aver scelto di uscire dall'Europa, però non può uscire dal mondo, a meno che non si catapulti da qualche altra parte su una navicella spaziale. Quindi per fortuna ci sono state pressioni provenienti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono state pressioni provenienti dalle comunità degli stranieri in Italia, la comunità italiana è stata molto 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 attiva in questo, e naturalmente l'opposizione, il Partito Laburista, e quindi grazie a tutte queste pressioni, al fatto di dire: ma guardiamo i nostri vicini, guardiamo qual è l'esperienza, c'è stata anche una chiamata fra il primo ministro britannico e il nostro primo ministro italiano,
qualcosa è iniziato a muoversi, però si muove purtroppo tutto a parole. Quindi quello che è successo, la gente è scomparsa dalle strade, sì, però invece i ragazzi stanno in giro, come accadeva da noi. Hanno chiuso le scuole, oggi è stato l'ultimo giorno di scuola e hanno fatto una bella festicciola tutti i ragazzi. Quindi praticamente ogni scuola ha fatto la sua festa, vedi lì che cosa hanno prodotto e che poi è stato portato a casa. E non si capisce questo. Che cosa altro c'è? La lotta ai supermercati, ai prodotti, una cosa terribile. Non ci siamo ancora spiegati all'interno della comunità italiana perché stia scomparendo la carta igienica. Non entro nei dettagli perché non voglio assolutamente innescare ragionamenti che vanno oltre magari quelli normali, però scompare la carta igienica e poi è scomparsa la pasta. Sulla pasta ci siamo dati una spiegazione perché chiaramente non è che vivono solo gli italiani in Inghilterra, quindi è un prodotto che scade, ha una lunga scadenza, costa poco, ci sta che te la metti a casa e così la trovi non sapendo cosa accade. Però il discorso della carta igienica dell'acqua è veramente preoccupante, perché nonostante i supermercati vengano riforniti veramente ogni giorno, due volte al giorno, se ne sbagli l'orario, cioè o ti metti dietro la porta, c'è gente che fa la fila alle 6 del mattino. Una cosa intelligente che hanno fatto è che aprono la mattina presto, un'ora e mezza, solo per gli anziani e per chi ha difficoltà. E quindi per dare almeno a loro la possibilità di trovare la merce all'inizio del mattino prima che scompaia. Stefania, ti dico che a Ragusa, ma serve proprio a capire come sono i ragusani, non c'è più il lievito di birra. In questo momento si stanno facendo scacci a non finire. è normale, no? Lì magari il porridge. Senti, certo. Per andare a chiudere questo nostro collegamento, quindi prima gli italiani li guardavano un po' così, esagerati, no? Ora si stanno preoccupando, no? Ma ancora non ci siamo arrivati alla preoccupazione, a dire la verità. Cioè questa è la cosa che mi sta sconvolgendo, che la gente è preoccupata all'idea di perdere la sua libertà, è preoccupata all'idea di non poter uscire di casa, perché è stato annunciato questo. È stato visto molto male il proclama, perché poi questo primo ministro annuncia le cose e poi prima che le fa passa un po' di tempo, forse è la sua strategia per far abituare la gente, ma insomma crea tanto allarmismo, ma è reale, cioè ha dispiegato, ha messo già in stand-by un bel numero di soldati, perché dovranno appunto affiancare la polizia, insomma tutto il sistema di sicurezza, e quindi questo ha spaventato molto. Ma li spaventa questo, non mi sembra che abbiano il pensiero della malattia, a parte gli anziani, perché questa è una cosa importante, non me ne vogliano gli ultra settantenni, non devono pensare che sono anziani, però qui diciamo hanno fatto tutto un discorso non solo per gli anziani e per i malati e per le donne in gravidanza, perché hanno detto anche se non c'è evidenza che ci possa essere un rischio, a parte il fatto che a Londra c'è stata una signora che ha dato alla luce un bambino malato e lei è malata, però hanno fatto questo discorso dicendo queste sono classi e fasce della popolazione vulnerabili, vanno protette. Quindi chi ha 70 anni avrà l'obbligo di auto-isolarsi, quindi isolarsi o distanziarsi per 12 settimane. Quindi questo ha creato nella fascia di popolazione degli ultra-settantenni intanto una preoccupazione notevole. E poi anche un fastidio, devo dire la verità, perché dice ma noi a 70 anni che la vita va qui, dobbiamo fare l'attività fisica, dobbiamo andare fuori, incontrare gli amici, giocare a carte, com'è che tu ci vuoi privare di questa cosa? Quindi la vedo sempre molto gira attorno all'idea della perdita di libertà personale, capito? Ma del vero problema, della malattia. Poi dall'altra parte, Mario, bisogna dirlo, la NHS, cioè il sistema sanitario britannico, sta al collasso già da tantissimi anni. Sai che dipendevano dai medici e dagli infermieri che arrivavano da tutta Europa, adesso hanno bloccato perché loro dovevano formare il loro personale e dovevano appunto dare questa opportunità di lavoro. Proprio in questo momento in pratica gli manca il personale, gli mancano i letti, gli mancano i ventilatori. Su questo pare che si stiano aggregando al progetto europeo di creare dei ventilatori in tempo breve. Hanno fatto un incontro con tutte, questo è il governo che sta coordinando questa azione, fra l'altro beneficia anche dei soldi dell'Europa, per appunto mettere in piedi, costruire ventilatori in quantità industriale, se vuoi così, e poterli anche vendere, quindi fare business, perché loro in questi comunque sono bravissimi. Certo, come accade nel periodo di guerra, mi ricordo l'America magari fece migliaia e migliaia di navi in settimana. Chiudo. Infatti stanno riconvertendo anche aziende. Ti voglio chiedere l'ultima cosa, Stefania. Ma chi volesse partire dall'Inghilterra
Cioè, tu magari vuoi tornare in Italia, come fai? C'è, hai visto un po'? Questo è un altro punto dolente. Perché praticamente tutti i voli per l'Italia sono stati annullati, quindi non ci sono più compagnie aeree che volano sull'Italia, perché l'Italia ha messo questo ban, no? Ha proibito l'arrivo di voli dall'estero. L'unica compagnia aerea che è stata autorizzata è l'Alitalia. E questo, dopo comunità italiana, insomma, ha protestato abbastanza col consolato, ma non serve a niente, perché l'Alitalia naturalmente sta mettendo dei prezzi assurdi. Oggi sentivo gente che si lamentava perché deve pagare 511 euro, ma ci sono stati giorni in cui il semplice volo Londra-Roma è costato 790 euro, solo questa tratta qui. Orari bloccati dall'Italia, sono tutti notturni, quindi poi c'è l'altro problema, che quando l'Alitalia, perché sempre solo l'Alitalia che in base a questo accordo fra la Farnesina e il Consolato riesce a viaggiare in Italia, a portare la gente che vuole tornare, il volo da Londra da Roma a Catania, scusatemi, è l'indomani, quindi bisogna stare seduti in aeroporto, quindi se vogliamo parlare, vabbè, il discorso del disagio è una cosa, il costo è un'altra cosa, ma tu pensa anche cosa raccatti in tutti questi spostamenti, in queste soste, in questo fatto di essere costretta a stare con altra gente nello stesso spazio, quindi effettivamente una follia. I voli sono già esauriti da Londra, quindi ho visto che il prossimo è, fino a questa mattina era il 25, adesso invece ho visto che è il 28, e quindi significa che fino al 28 da qua non si esce, a meno che tu non faccia, sempre con voli autorizzati dalla Farnesina, uno scalo per esempio a Monaco in Germania e poi arrivi a Roma, poi ti fai la bella nottata a Roma in aeroporto e poi riparti l'indomani con un volo, se c'è al mattino o a volte è la sera, per va Catania. Bene. Stefania, tienici informata. Posso dirti solo una cosa, Mario? Dimmi. Una cosa importante per le scuole, perché anche in Italia soprattutto hanno vissuto già prima dell'Inghilterra il problema delle scuole, la chiusura, la sospensione delle attività didattiche, la promozione dell'attività della didattica a distanza, che è stata tanta caldeggiata in questi anni, mai messa in funzione in toto. Ci sono stati insegnanti che l'hanno fatto perché hanno sentito il piacere e l'esigenza di farlo, ora tutti si sono dovuti adeguare con difficoltà all'inizio, e adesso vedo che sto continuando a seguire il lavoro che viene fatto nelle scuole da tutti i punti di vista. Una cosa invece gravissima che è successa qui è che finalmente hanno chiuso le scuole, quindi oggi ultimo giorno dopo pressioni incredibili, però ora era il momento degli esami qui, esami molto importanti, quelli che si chiamano GCSE, che servono per avere un posto poi per gli ultimi 3 anni del liceo, della scuola secondaria di secondo grado, e gli A-levels, che corrispondono al nostro diploma, sono quelli che poi ti fanno accedere all'università. Questi voti te li porti dietro per tutta la vita. Quando chiedi un lavoro, ti chiedono quali erano i tuoi voti di GCSE, quindi quelli che hai fatto a 16 anni, non so se mi spiego, segnano la tua vita, quindi qui gli alunni studiano come matti per questa cosa qua. Quindi la notizia recente è che sono stati annullati, che gli alunni verranno valutati coi voti che hanno, e lì si è finita. Si annullano le Olimpiadi. Quell'anno non ci sono. E quell'anno non ci sono. Ma speriamo che passi presto. Stefania, tienici informati. Ok, grazie. In bocca al lupo ci per sentiamo tutto. Al più presto. Grazie, ciao. Grazie a tutti quelli che si stanno spendendo per dare una mano a chi soffre e sta male. Grazie. Questa è Teleiblea. Avete sentito dunque cosa sta accadendo in Inghilterra, che in un primo momento erano partiti un po' sfottendoci, a dire la verità. Il Premier aveva deciso di utilizzare quella che si chiama la strategia del gregge, no? Tutti prendono la malattia e in qualche modo poi diventano immuni. Non è così, perché questo funziona quando c'è un vaccino, ma la cosa importante è quella che più è difficile la situazione, più ci si mette a lavorare e si vanno a trovare delle soluzioni. Che per esempio il fatto di convertire delle fabbriche a realizzare dei presidi per questa situazione è una cosa che può capitare. Vi posso dire che a Ragusa ci sono aziende che fanno mascherine, come sarebbe interessante che aziende che al momento magari non fanno niente o fanno altre cose potrebbero essere riconvertite per creare ventilatori che costano
un po', ma se fossero prodotti in tempo di guerra, perché l'esempio che abbiamo fatto durante la telefonata, voi ricordate, quando è scoppiata la guerra si sono convertite le aziende che facevano altre cose per fare materiale bellico. In questo momento magari qualcuno che fa un altro tipo di produzione potrebbe mettersi a fare ventilatori, quelli polmonari naturalmente, oppure fare delle macchine che servono per aiutare coloro che hanno il problema del coronavirus. Tutto questo però si potrebbe fare, secondo me, e chiudo questo nostro telegiornale, con la coalizione della Comunità Europea. Io sono un europeista convinto, anche se devo dire che l'Europa deve avere un po' più testa, ma quanti soldi possono essere investiti? Pensate che per esempio a tutte quelle azioni, POFERS, tutte queste cose che hanno fatto vedere 2 miliardi di euro per l'agricoltura siciliana. Ve lo ricordate questa cosa? Sono stati spesi? Ora non è che io voglio dire leviamoli di qua e mettiamoli là, assolutamente. Però vi rendete conto, 2 miliardi di euro, se si decidesse di investire 100 milioni immediatamente sulla ricerca e sulle attrezzature, ma subito, ma è l'Europa che lo deve dire. Deve dire tutto quello che non è stato speso lo pigliamo e lo mettiamo negli interventi per questa emergenza. E vi assicuro che, vabbè, noi siamo i più stupidi di tutti che non riusciamo a spendere i soldi europei, ma anche qualche altro non ci sarà riuscito. Si prendono questi soldi e si dice una task force che parta a fare il vaccino e soprattutto delle fabbriche in rete che mettano a disposizione la loro tecnologia per le attrezzature mediche. È una cosa che si deve fare con un voto immediato del Parlamento. La prossima seduta è il 26 marzo, il guaio è che il Parlamento europeo già è un po' confusionario. Ora lo fanno via Skype, quindi non vi so dire, ma sarebbe la cosa più importante. Va bene, oggi è venerdì sera, se domani non ci sono altre notizie, probabilmente, non lo so, dobbiamo decidere se fare o meno il telegiornale, è un sabato, è arrivata la primavera, è peccato che è una primavera che ci sta mettendo in difficoltà. Allora, grazie per la cortese attenzione, vi saluto, vediamo la sigla e poi i programmi dopo l'indice. Ciao a tutti. Questa è Teleiblea. Io avrei un po' fame. Esatto, maestro Fragassi, faccia un po'. Ah, mi offro quello sua. Che ho in casa, perché qua ho qualcosa. Allora, facciamo adesso questo sketch in cui noi proviamo a assaggiare dei cibi strani o schifiltosi. Quelli che porto io sono schifiltosi. Allora, intanto io direi che partiamo con... Possiamo vedere alla telecamera cosa... Perché li mangiamo davvero, non abbiamo paura. Può far vedere anche la marca. No, c'era semplicemente l'etichetta, allora, perché no. In teoria su questa etichetta c'è scritto cosa c'è in italiano, perché logicamente questa roba... Ma da dove arriva, no? Non lo so. Ma da dove arriva? Dunque, sono i cubetti tzatziki. Quindi dovrebbero sapere di sono dei crostini, penso, alla salsa tzatziki. Dei crostini pensili? E com'è la salsa tzatziki? È la salsa tzatziki. Stiamo facendo tutto in diretta e noi non abbiamo paura. La salsa tzatziki è yogurt e aglio, come... No, il primo a mangiarle, Paolo. No, ma... Sì, assolutamente. Perché... Ah, un po' di più. No, mangiare l'odore che c'è qua. La salsa tzatziki. Salute. Allora... Non l'ha mangiato, Paolo. No.
No, no, non lo mangi. Ma no, non è neanche male. Dai. Ma insomma, a parte che ti fa venire una fiatella indecente. Forse ho sbagliato a recuperare. Ma basta, dottor Rossaro, la smetta. No, insomma, è come se nei crostini avessero ucciso un cimice con dell'aglio. Sì, no, no, diciamo che ci puliamo il sapore. Potrebbe andare bene, potrebbe andare bene con nel passato di verdura. Certo, ti viene una fiatella. Questo è dolce, rimini. Penso. E il prossimo perché... cioè andiamo in ordine almeno. Che cosa? Non lo so, quante cose assaggiamo. E questa è un'altra. E l'altra è salato e dolce. Non l'ho capito. Comunque, benissimo, andiamo sul dolce. Comunque questo è un prodotto made in Bulgaria, fatto a Sofia. Bene. Via Krasna Poliana 7, se ok, questo ingresso A. Questo è il prossimo, si chiama glucosa. E questo è prodotto in Romania e se vi può interessare è consigliato a tutti i diabetici glucosa. Se vi può interessare qui c'è scritto la glicemia. C'è scritto glucosio compressa 100 grammi. Questo è quello che c'è scritto. Basta, dottor. Basta con questa affare. Toglietegli queste robe di ali. Allora. No, è bello perché dopo aver mangiato lo tzatziki, la glucosa. Beh, ma sarà cioccolato bianco. Sembra. Dai, me ne dico, ma lo sta sbriciolando. Ecco qua, un grazie. Quadrato. Salute. Metto l'altro quadrato. Mm. Vai. No, avevo dimenticato lo zucchero. Sentendo glucosio al 100%. Ma scusa, ma anche voi adesso sta arrivando un sapore amaro? No. No, mamma mia. No, scusa, non vi è venuto un gusto amaro? Sì. Ah? È orribile scattare. No, praticamente sembra cioccolato bianco, ma in realtà è granuloso. E poi alla fine rimane un sapore amaro. Non so se è colpa della salsa tzatziki che si sta ribellando. Ma quando scade, sì. Ma che schifo. Sembra di mangiare un... una specie di zolletta di zucchero. La mangi quella? No, la butti via. No, ma che schifo, ma è immangiabile. No, ma c'è la data di scadenza? Non l'ho trovata io. Vabbè, vediamo il prossimo, maestro. No, ma vabbè, andiamo. No, ma questo qui è l'unico ingrediente è il glucosio, l'avevi detto? No, c'è solo quello. Sì, glucosio 100% c'è scritto. È zucchero, è solo glucosio. C'è una barretta.